Sorgerà nell'area del Policampus e ospiterà principalmente le discipline del ghiaccio e dell'arrampicata sportiva. Vero e proprio progetto ultramoderno, la Sondrio Arena andrà a coniugare sport e cultura. Oltre alle attività sportive, concerti, mostre e convegni troveranno spazio nella struttura, il cui studio di fattibilità è stato presentato oggi sul canale YouTube del Comune di Sondrio. La polifunzionalità è l'arma vincente per un impianto di questo tipo. Poggia le basi sostanzialmente sulla pratica dell'arrampicata sportiva con una superficie scalabile sufficientemente ampia e ovviamente sulla disciplina del ghiaccio in tutte le sue accezioni, ovviamente che vanno dall'hockey piuttosto che al pattinaggio di figura, sia anche luogo dove la città possa poi godere di spettacoli, di forme di intrattenimento e anche di eventi sportivi legati ovviamente a sport che possono trovare nella collocazione indoor la loro natura. Come abbiamo potuto ascoltare dal presidente della Federazione Italiana Ghiaccio Andrea Gios e dalla presidente della FASI Lombardia Matteo Pastori, questa struttura è veramente piaciuta. Abbiamo fatto dei test in cui siamo riusciti a far sì che l'arena possa ospitare e sia disegnata per ospitare concerti per 5.000 persone, ma anche eventi conviviali, fiere, manifestazioni e e-sport e qualsiasi altro tipo di evento si possa pensare. Rivestirà un ruolo fondamentale non solo a livello provinciale ma anche nazionale e internazionale. Di avere la possibilità di avere anche in provincia e in città eventi di un certo livello e per i quali è richiesta necessariamente una determinata capienza in termini anche di posti che almeno sulla base di questo primo progetto preliminare sembra proprio che questa arena possa darci. Il progetto ha subito un'accelerazione nello scorso novembre, grazie alla partecipazione al bando Italia City Branding 2020. Questa è stata una grossa sorpresa, il bando per la riqualificazione delle città della presidenza del Consiglio dei Ministri a quale la città di Sondrio ha partecipato ed è risultata vincitore di un finanziamento della progettazione per una cifra importante che sono 900.000 euro. Un progetto pensato fortemente in ottica olimpiadi, una struttura che si conta dunque di portare a compimento prima dell'appuntamento olimpico. L'obiettivo a questo punto diventa le olimpiadi del 2026. Vorremmo arrivare prima perché le federazioni hanno dichiarato anche oggi che se noi arrivassimo prima alle olimpiadi potremmo portare qui degli eventi importanti in preparazione delle olimpiadi stesse.